Salve a tutti e bentornati a Pokémon Rumble. Allora, oggi faremo la prima Battle Royale, ovvero quella del grado C. Ora, io non mi ricordo chi siano i boss. Regole Battle Royale: sconfiggi tutti i nemici, non puoi fare cambi fino al KO, se finisce il tempo hai perso. Ora vi spiegherò bene queste regole, comunque, diciamo strada facendo, è più facile vedere che sentire. Battle Royale, da notare che è lo stesso font del Team Rocket, la scritta con cui viene fatto Battle Royale, non questa, quella di prima. I boss sono le Evilution a quanto pare, Vaporeon, Jolteon e Flareon. Allora, questa è la Battle Royale. Siamo in un ring, vedete sopra il tempo e sotto i Pokémon. C'è scritto altri 60. Noi dobbiamo sconfiggere tutti quei Pokémon in cui, in quel numero, sono compresi anche i boss, che sono 3. Sconfiggendo i nemici, come vedete, guadagniamo questi piccoli orologi rossi e bianchi. Ci serviranno per accumulare il tempo, infatti ognuno di loro ci farà più 5 sul timer che c'è in alto. Se il tempo scade, abbiamo perso automaticamente la Battle Royale. Non mi sembra che ci sia niente di più difficile. Se andate a sbattere sulle corde del ring, se non sbaglio, perdete un po' di HP, non mi ricordo. Perché mi sembra che la cosa sia cambiata tra Pokémon Rumble e Super Pokémon Rumble, che sarebbe la versione per il 3DS, quindi non mi ricordo bene chi ha una features e chi non ce l'ha. Comunque, prima Battle Royale abbastanza facile. Perché la chiamo Battle Royale? Battle Royale. Perché c'è la E alla fine, quindi si pronuncia Royale, altrimenti se non ci fosse stata la E alla fine si sarebbe pronunciata Battle Royale. Sì, insomma, il francese non è proprio la mia lingua forte, comunque queste cose si sanno. Intanto mi stanno danneggiando Poliwag, porca miseria. Volevo vincere con Poliwag, non è giusto. Dai, Poliwag, ce la puoi fare. Dimostra il potere dei Pokémon Rana. Ecco, è troppo un'accozzaglia c'era, quindi. Allora, come sapete, non possiamo fare cambi durante la lotta. Questo già ve l'avevano detto. Allora, io direi di mettere Squirtle, che ha azione, così almeno vado con una mossa ravvicinata. Come vi ho già detto nelle scorse parti, vado meglio con le mosse ravvicinate! Maledetto, come osi. Odio veramente i Machoke, che ti fanno incrocolpo. Anzi, no, quelli sono i Machamp. Vabbè, comunque li odio, perché ti fanno queste cavolo di mosse che poi attaccano tutti insieme e non si capisce nulla. Mancano ancora 18 Pokémon, dai che ce la posso fare. Su, che è la prima Battle Royale, dai, non è difficile. Se mi lamento adesso, chissà quando arriverò all'ultima Battle Royale cosa dovrò fare. Mi ricordo ogni volta ci ho messo una vita per finirla. Pokémon Bolla Jet Vaporeon è il primo boss. Il secondo è Pokémon Luminoso Jolteon. E il terzo è Pokémon Fiamma Flareon. Come vi ho già detto, le parti per le Battle Royale saranno singole, quindi dureranno abbastanza poco. Infatti sono rimasti 9 Pokémon da sconfiggere e siamo appena a quasi 4 minuti, quindi. Ovviamente i boss avranno un po' più di vita, giustamente, come è sempre stato anche nei dungeon singoli. Ok, sono rimasti solo loro. Una cosa, i nemici nella Battle Royale si attaccheranno anche tra di loro, quindi se avete abbastanza tempo potete anche un attimino tergiversare, però dovete comunque gestirvela bene con il tempo che avete a disposizione, quindi dovete usare un po' di tattica, un po' di astuzia. E abbiamo sconfitto le Evilution. Le Evilutions. Sono 3, quindi ok. Battle Royale, hai vinto, guadagniamo 500 punti. Sarebbe il premio. E li guadagniamo sotto forma di questa mega monetona dorata. Hai vinto a Battle Royale grado C. La chiavetta misteriosa è stata potenziata. Abbiamo sbloccato il grado B. Ci sono gradi più alti per Battle Royale. Per avanzare al prossimo grado, salta sul trampolancio. Quello è il trampolancio che ci porterà appunto al grado B. L'avventura che culminerà nella vittoria finale è appena cominciata.
Ed eccoci qui al grado B. Allora, grado B. La potenza che serve è 200. Era 200? Sì, 200. Quindi, niente, nella prossima parte inizieremo appunto il grado B. E basta. Per oggi possiamo salutarci qui e noi ci vediamo alla prossima parte. Bye bye!